Al Via Vela Senza Barriere 2023, giro solidale della Sicilia. Il viaggio di Corrado Ragusa, socio fondatore di Jala SD con sede ad Aci Castello, skipper della barca e promotore dell'iniziativa, farà tappa in 9 porti siciliani con l'obiettivo di proporre una vela per tutti, abbattendo ogni confine. L'arrivo è previsto. Corrado Ragusa e Alessandro Consoli sono già a Milazzo, prossime tappe quindi Palermo, Trapani, Mazara del Vallo, Sciacca, Licata, Pozzallo, Marzamemi, Siracusa e Aci Trezza, la tappa finale di giovedì 8 giugno. L'evento è organizzato da Jala SD con Xain e Lega Navale Italiana, con lo scopo di promuovere la vela senza barriere sociali, fisiche ed economiche. L'evento è adatto proprio a tutti, anche ai bambini accompagnati dai genitori. Bisognerà prenotare inviando una mail a info@jalacicastello.it. In ogni porto siciliano, dove farà tappa Corrado Ragusa, gli ospiti verranno seguiti. Per un paio d'ore potranno provare a comandare la barca, a guidarla, ad alzare le vele, a comprendere tutto quello che il mondo della nautica può offrire. Non ci resta che dire buon vento, Corrado! Finalmente, dopo una lunghissima attesa di quasi un mese, per la quale abbiamo dovuto ritardare la nostra partenza, siamo pronti per questo nuovo giro 2023. Ci aspettano tante tappe, sono 9, e abbiamo il supporto di tantissimi amici e tantissimi sponsor che ci stanno dando una mano in questo giro. E oggi abbiamo incontrato mare grosso, 30 nodi di vento con onde molto abbastanza alte, e per cui abbiamo ritardato anche oggi. Speriamo che da ora in poi tutto fili liscio per il meglio, in modo da poter riuscire a fare questo giro nel modo più sereno possibile. Il progetto ha lo scopo di proporre una vela per tutti, una vela che sia solidale sotto tutti gli aspetti, non solo per i ragazzi diversamente abili, con vari tipi di disabilità, ma anche una vela che possa essere, praticabile dal punto di vista socio-economico, e quindi la possibilità di poter, arruolare nuovi ragazzi che abbiano voglia di mettersi anche su questo bellissimo mercato nautico, dove c'è una grandissima carenza di personale. Noi abbiamo il nostro motto è quello di proporre sempre attività sportive che possano coinvolgere il maggior numero di persone, vari tipi di sport, tutti legati all'acqua e all'olistica. Quindi Jala infatti vuol dire acqua, e c'è questa connessione tra le discipline olistiche del benessere, lo yoga e tutte le nostre attività acquatiche. Per contattarci, può scrivere una mail a info@jalacicastello.it o guardare sul nostro sito www.jalacicastello.it, oppure può chiamare i numeri che trova o mandare un WhatsApp ai numeri che trova sempre sul nostro sito o sulla nostra pagina Facebook o su Instagram o su YouTube. Poi le discipline che facciamo quindi sono la vela, la subacquea, lo yoga, l'apnea, la canoa e lo snorkeling. Eh sì, oggi è veramente un giorno speciale, un giorno importante per Jala, per tutti i sostenitori, gli sponsor, i collaboratori di ogni tipo che sostengono il progetto Vela Senza Barriere. Un progetto ambizioso e fortemente voluto dallo skipper Corrado Ragusa. Io ci tengo tanto a sottolineare che questo è un progetto ideato, organizzato e condotto da lui, che è uno skipper professionista, un insegnante di vela dell'Istituto Formazione Xain, e che per 3 settimane dedica la sua bravura, la sua pazienza, il suo sé più alto per condividere, per portare la vela in 9 città della Sicilia.
Il desiderio è quello della inclusione, è quello di cambiare il modo di avvicinarsi alla vela. Non è un qualcosa, uno sport di elite, non, il messaggio è proprio questo, non è un'attività riservata a chi è abbiente o chi, per chi può permetterselo. Lo scopo è quello di far avvicinare persone con disabilità, persone anche che economicamente, ragazzi di case famiglia, per esempio, di centri di assistenza, che non hanno, o per cultura o per familiarità con questo sport, oppure per mezzi economici, possibilità di avvicinarsi anche a un semplice corso di vela, all'esperienza della barca a vela. Materialmente in ogni città i nostri ospiti saranno accompagnati per un paio d'ore in giro, in modo da poter provare a comandare la barca, guidare, alzare le vele, capire un po' di cosa si tratta e tutto ciò che il mondo della nautica ha da offrire.